Ecco, io ho pregato molto per questo incontro perché non volevo consegnarvi semplicemente delle parole o qualcosa di già detto da qualche parte, ma ho sentito di dover un po' raccontare da capo, cioè ridare di nuovo significato a partire dal Vangelo, non a partire ovviamente da quelle che sono le mie idee, le mie considerazioni. Dare di nuovo significato a due parole che sono abusate nella nostra società e a volte sono molto abusate anche nel nostro ambiente ecclesiale, che è la parola vocazione e la parola felicità. Quando noi pensiamo alla vocazione e alla felicità, pensiamo tante cose, non so se le pensiamo giuste, cioè se il significato che noi diamo a queste parole è il significato giusto. E certo, noi possiamo, siamo autorizzati in qualche maniera a pensare a queste parole ogni volta incarnandole in delle situazioni specifiche. Voi pensate che nel linguaggio normale io ho trovato la mia vocazione facendo il prete, un altro trova la propria vocazione mettendo al mondo un figlio, facendo un mestiere, andando in qualche parte. Insomma, tutti noi pensiamo sempre alla vocazione come una parola che risponde a questa domanda: che cosa devo fare nella mia vita? E quando pensiamo alla felicità, invece la pensiamo sempre come che cosa devo avere per essere felice. Questa in generale è quello che noi pensiamo di queste due parole. Ora, vi invito a riflettere per un istante. I verbi che ho usato per spiegare queste due parole sono il verbo fare e il verbo avere. Che cosa devo fare e che cosa devo avere? Che cosa devo fare per essere felice e che cosa devo avere per essere felice? A me sembra che Gesù nel Vangelo in qualche maniera capovolga la questione, perché l'educazione a pensare che la nostra vita dipende dal fare e dall'avere è un'educazione che viene dal mondo, è la mondanità che ragiona in questo modo. Molto spesso noi pensiamo che la nostra vita dipende da quello che facciamo e da quello che abbiamo. Ci stiamo dimenticando il verbo più importante, che è il verbo essere. Scoprire la vocazione, la propria vocazione, non significa scoprire che cosa devo fare, ma scoprire chi sono. Questa è la cosa rivoluzionaria che Gesù porta nel mondo. Che è un po' come dire, cerco di spiegarlo in questo modo. Quando tu hai capito chi sei, puoi fare qualunque cosa. Non è più importante quello che fai, perché ti possiedi. Il rapporto con Cristo è un rapporto che ci restituisce il verbo essere. Più tu ti avvicini a Gesù, non è che Gesù è un amministratore d'azienda e dice: mi sto avvicinando a te perché mi servi, che devi fondare un ordine religioso, poi devono nascere delle opere, devo costruire un ospedale. Questa è una logica aziendale. Gesù non ragiona mai in questo modo. Gesù restituisce noi a noi stessi, è l'unico che sa veramente chi siamo. E più noi fortifichiamo la nostra amicizia con Cristo, più scopriamo chi siamo. E quando tu scopri chi sei, puoi fare qualunque cosa. Vuoi fare il prete, puoi farti santo facendo il prete. Vuoi sposarti, puoi farti santo sposandoti. Vuoi fare il medico, puoi farti santo facendo il medico, perché ormai tu sai chi sei. E la cosa interessante è che Gesù, per spiegarci chi siamo, ci dice di chi siamo, cioè ci dà un'appartenenza. La rivoluzione cristiana è esattamente in questo, cioè il fatto che Gesù ci ha rinfrancati dal verbo fare. La nostra vita non dipende più dalle cose che facciamo, anche perché, vedete amici, ci sono dei momenti nella vita in cui il nostro fare, può essere limitato. Pensate a una persona che magari a causa di una malattia non può più fare niente, smette di essere prezioso, la sua vocazione è distrutta. No. Perché la sua vita non dipende da quello che fa. E se in qualche maniera io penso che la mia felicità dipende da quello che ho, se avrò quel titolo di studio, se avrò quella ragazza, se avrò quella casa, se avrò quella situazione, se avrò il verbo avere, e se non lo avrai? E se le cose che ti sono state date a un certo punto ti vengono tolte, la felicità che promette Cristo dipende dalle circostanze, dipende dal verbo avere? Allora, pensate, se dovessimo prendere un personaggio biblico, pensate ad Abramo. Per tutta la vita ha vissuto con il desiderio di voler diventare padre.
E quando ha avuto un figlio, a un certo punto Dio gli domanda il figlio. Perché gli domanda un figlio? Cioè, è terribile questa cosa. Il Signore te l'ha donato, il Signore se l'è ripreso. Ti ha dato felicità e ti ha tolto la felicità. Sì, se la felicità dipende dal verbo avere, sì, è vero. Ma in realtà Abramo stava scoprendo una felicità molto diversa. Vi ricordate quando c'è quel momento nell'apice del sacrificio di Isacco, no? Sta alzando la mano per ammazzare il figlio, un angelo blocca la mano di Abramo, gli dice: ora Dio sa che siete amici, che siete davvero amici. Ora sa che si può fidare di te. È una cosa molto interessante. Il percorso spirituale che sta seguendo Abramo non serve semplicemente a Dio, ma serve soprattutto ad Abramo per capire chi è veramente lui. E più lui fortifica la sua relazione con Dio, più diventa intimo con Dio, più si accorge che quello che Dio gli ha promesso è vero. E non sarà vero un giorno, è vero già in quel momento. Che è un'altra cosa che noi molto spesso dimentichiamo. Anche noi come cristiani, tante volte predichiamo una felicità dell'aldilà, una felicità della vita eterna, intesa come la felicità della settimana prossima. Adesso sono bambino, ma sarò felice quando sarò adolescente. Sono adolescente, sarò felice quando sarò giovane. Sono giovane, sarò felice quando sarò adulto. Insomma, noi rimandiamo sempre la felicità a un altro momento della nostra vita, a un'altra stagione della nostra vita. Ma la felicità che ci promette Cristo è la felicità vera, quella eterna. Se è eterna, è qui. Adesso, in questo momento della nostra vita. Quindi tutto il lavoro di Gesù non è promettere una felicità che un giorno accadrà. E promettere una felicità che già c'è adesso. Quando pronuncia il discorso delle beatitudini, capite? Come puoi dire a una persona che è nel pianto: beati voi che siete nel pianto, perché sarete consolati? Che significa chiamare beato uno che ha le lacrime, che sta piangendo per qualcosa, che sta soffrendo per qualcosa? Perché sotto quel dolore è già nascosta quella beatitudine, ma noi non lo sappiamo. Non riusciamo a intercettare questa beatitudine che è lì nascosta. Allora, tutta questa premessa, vedete amici, è semplicemente per dire che la cosa più interessante che dobbiamo seguire con tutto noi stessi non è tanto affannarci soltanto a trovare il nostro posto nella storia, nello spazio, nel tempo. Non si tratta di trovare semplicemente un posto dove sedersi nella storia. Noi non siamo quel posto. Si tratta di capire chi siamo, perché siamo nati, perché il Signore ci ha creati, ci ha dato la vita. Chi siamo veramente? Allora, tutta la vita spirituale, tutta la vita di preghiera, tutto quello che voi fate anche all'interno della vostra comunità, deve avere come unico scopo quello di rafforzarci nell'intimità con Cristo. Più tu sei suo, più tu ti appartieni, più sai chi sei. E se sai chi sei, sei libero, sei libera. E se sei libera, puoi fare qualunque cosa. E se puoi fare qualunque cosa, puoi accettare di essere amato e di amare. Tenete a mente questo, eh? Questa è la pedagogia di Dio. Ora, se fosse semplicemente una cosa così semplice da spiegare, diceva, adesso la mettiamo in pratica e siamo felici e contenti, no? In realtà, vorrei perdere adesso tempo con voi per mostrarvi come anche i testi biblici ci aiutano a smascherare tutte le menzogne vocazionali e tutte le menzogne di felicità che tante volte la vita ci mette davanti. Allora, il primo impedimento è questo. Quando noi diciamo chi sono davvero io, consegniamo la risposta di questa domanda, lo sapete a che cosa? Non a Gesù Cristo, ma alla nostra storia. Noi siamo la nostra storia. E io conosco tantissime persone che conoscono a memoria, nel senso che hanno analizzato per filo e per segno tutta la loro storia, le dinamiche familiari, quello che è successo, quello che hanno vissuto, quello che hanno sofferto. E quando raccontano questa storia, in fondo c'è una forma di rassegnazione. E io sono questo, sono la somma di tutte queste esperienze che ho fatto dentro la mia vita. Ho avuto un padre violento, oppure non ho avuto una madre, ho avuto delle situazioni familiari che mi hanno particolarmente segnato, oppure non ho vissuto una buona esperienza a scuola, sono stato bullizzato,
evangelizzata. Insomma, ricordatevi che poi la parte della storia che ci rimane più addosso è quella che ci ha fatto soffrire. E quindi va a finire che, per rispondere alla domanda chi sono, io devo raccontarti tutto il buio della mia vita, tutto il bicchiere mezzo vuoto. Ma noi possiamo dire che siamo semplicemente la nostra storia? Guardate che questa è una menzogna contemporanea, quella di pensare che noi non possiamo più essere felici, non possiamo più desiderare di fare qualcosa, perché siamo degli sfigati che hanno avuto una storia sfortunata. In fondo, quando tu ti avvicini alla vita di qualcuno, non trovi mai niente di perfetto, trovi sempre qualcosa di contraddittorio, di complicato. E se noi rimaniamo in ostaggio della nostra storia, cioè dopo che mi hai raccontato tutta la tua vita, tu sei sicuro, sei sicura che quella è l'identità tua? O Gesù invece vuole dirti e darti qualcosa di completamente nuovo, di diverso? Non cancella la tua storia, ma ti dice: tu sei di più della tua storia. Ora, per qualcuno di voi che un po' è avvezzo ai miei incontri o ai miei testi, sa bene che io ho dei personaggi che per me sono paradigmatici nella Bibbia. E ci torno spesso su questi personaggi perché purtroppo abbiamo fatto il grande errore di canonizzarli. Non che sia una cosa brutta canonizzare qualcuno, ma quando dico questo significa che noi li abbiamo svuotati completamente della loro umanità e della loro contraddizione e li abbiamo elevati ad esempio, no? Quando io, per esempio, vi dico chi è il personaggio più importante dell'Antico Testamento, quello attorno a cui si costruisce tutta la tradizione di Israele, e voi dovreste rispondermi Mosè. In fondo Mosè ha dato le 10 parole, Mosè è stata la pietra su cui si è costruita tutta la tradizione giudaica. Sì, è vero, ma chi è Mosè? Ditemi, raccontatemi la storia di Mosè. Mosè è un bambino abbandonato, già questo dovrebbe chiudere la storia. La ferita d'abbandono è uno dei condizionamenti più dolorosi della nostra vita. Le ferite d'abbandono non si superano mai, sappiatelo. In qualche maniera ci condizionano per il resto della nostra vita. È come se qualcuno ti togliesse una gamba. Devi fare i conti con quella mancanza. Mosè è un bambino abbandonato. Per peggiorare la situazione, dobbiamo dire che è un bambino abbandonato cresciuto dalla famiglia di quelli che hanno reso possibile l'abbandono. Cioè il faraone aveva ordinato che tutti i bambini maschi fossero uccisi alla nascita. Questo bambino si salva dalle acque, viene trovato dalla figlia del faraone, viene cresciuto dalla figlia del faraone. Quindi io ho una ferita d'abbandono e allo stesso tempo i carnefici sono quelli che mi crescono. Mamma mia, che caos, eh? Questa è materia per psicoterapie infinite, eh? Cioè, su questa cosa uno ci può costruire tutta la vita di analisi. Allora, che cosa succede? Che a uno che è abbandonato ed è cresciuto dalla famiglia dei carnefici, beh, permettete che qualcosa, un po' di rabbia l'accumuli dentro, e beh, lui ce n'ha abbastanza da uccidere qualcuno. Gli attacchi di rabbia di Mosè, e guardate, non ce n'ha solo uno di attacchi di rabbia, eh? Guardate tutta la sua storia, ci sono dei momenti in cui non si controlla, è eccessivo, ma c'è una base, c'è un conflitto dentro di lui, capite? Io non voglio giustificarlo, voglio semplicemente dirvi, non dovete pensare di essere solo voi speciali, anche gli altri hanno la loro storia, eh? E permettete che uno sia un po' arrabbiato? Beh, questo arriva ad essere così arrabbiato da ammazzare qualcuno. Quindi un abbandonato cresciuto dai carnefici che diventa un assassino. Beh, fidatevi di una persona così. Ditemi, che voi vi fidereste di una persona così? Allora, attenzione, perché quando noi pensiamo alla vocazione di Mosè, certo, lui è il liberatore di Israele, ma capite che se Mosè si fosse fidato semplicemente della sua storia, non avrebbe fatto niente della propria vita. Gesù è uno che si innesta nella contraddizione della nostra storia e la porta a un compimento molto più grande. Per aggiungere una ciliegina sulla torta, voi sapete che si porta anche una tara fisica, una particolarità, una diversità fisica. È balbuziente. E a un ragazzo che ha tutte queste caratteristiche, a un uomo che ha una storia simile e che è anche balbuziente, Dio domanda di andare a contrattare col faraone per far uscire Israele dall'Egitto.
Io spero che non succeda nella comunità Gesù Risorto, ma nel resto del mondo, sapete cosa succede? Che molto spesso noi non facciamo quello che dovremmo fare, trovando sempre la scusa di qualcosa della nostra storia. Io questa cosa non posso farla perché mi è successo questo. Io questa non posso amare per sempre una persona perché ho avuto una famiglia così. Non posso prendere delle grandi decisioni perché ho questa delicatezza d'animo. E così potrei andare all'infinito. Questo significa che noi non ci stiamo facendo una domanda vocazionale alla maniera del cristianesimo. Cioè, la cosa interessante, ve lo ripeto, non è capire che mestiere dobbiamo fare dentro la nostra vita. E dire chi siamo. Allora, se tu la tua vocazione l'hai consegnata a quello che ti è successo, Gesù non c'entra già più nulla. Al massimo lo usi nei momenti di crisi per attutire le tue crisi, ma gli hai tolto lo scettro del Messia. È Lui il Signore della nostra vita, è Lui l'Alfa e l'Omega, è l'inizio e la fine, è Lui l'unico che conosce davvero chi noi siamo. Non la somma della nostra storia. Allora vi prego, guardate che questa è la prima cosa, il primo dono che noi dobbiamo domandare al Signore. E soprattutto lo dico a voi giovani, smettete di avere l'atteggiamento vittimistico. Tutti abbiamo una storia difficile. Nessuno deve ammalarsi di sentirsi più speciale degli altri. Facciamo a gara chi ha avuto più sfiga nella vita. Vogliamo fare così? Il problema non è fare l'elenco delle cose che non ci sono piaciute o che sono accadute, che sono vere, che ci fanno male, che forse ci accompagneranno per tutto il resto della nostra vita, che ci condizionano la vita, ma non decidono per noi, non decidono chi siamo. Questa è la cosa che noi dobbiamo dire ad alta voce. Allora è inutile che tu ti domandi come puoi essere felice se pensi di essere solo la somma della tua storia. Tutta l'esperienza cristiana è l'esperienza di vedere che questo è falso. Vi ho citato Mosè, potrei citarvi Davide. Guardate la storia di Davide da vicino. Vi sembra una storia semplice? Ha avuto problemi a casa, con se stesso, con la famiglia adottiva e con i figli. Sempre problemi. Se uno si dimenticasse che il re Davide direbbe: ma c'è qualcosa che non funziona, no? Eppure quest'uomo è stato un grande re. Nonostante sia stato anche un grande peccatore, è stato un grande uomo, perché ciò che l'ha salvato è stato l'umiltà. Lo sapete in che cosa consiste l'umiltà? Nel non volersi dare da soli un nome. Non siamo autorizzati a darci da soli un nome. Nessuno si fa da se stesso. Quando sento un ragazzo di 20 anni, una ragazza di 20 anni che dice, ma anche di 30, metteteci l'età che volete, quando sento la parola è ormai, ma chi sei tu? Che superbia è quella che tu dici ormai? Perché la tua vita è nelle tue mani o nelle mani di Dio? Quando, e questa la saggezza del Vangelo che attribuisce questo salmo a Gesù, no? La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Il mondo scarta tantissime cose e Dio si diverte a prendere ciò che il mondo scarta per costruire testate d'angolo, cioè per costruire le sue cose. Tutti i santi, in fondo, sono delle persone che a un certo punto hanno capito di essere scartati o di essere uno scarto rispetto alla propria storia. Ma poi hanno lasciato che la propria storia non la devono scrivere gli altri, nemmeno noi stessi, la deve scrivere solo Cristo. Quindi noi siamo la nostra storia? No, noi non siamo la nostra storia, noi siamo molto di più della nostra storia. Non usiamo più la nostra storia come la grande scusa per non essere felici. La grande scusa per non prendere grandi decisioni. La grande scusa per non farci una domanda vocazionale. Chi sono veramente? Questa è la domanda vocazionale. La seconda cosa, vedete, è quella che noi facciamo coincidere la nostra vocazione con le cose che abbiamo fatto e quindi pensiamo di essere i nostri peccati.
E questa è una seconda fase della nostra vita molto pericolosa. Perché? Appena il male capisce che i nostri peccati possono essere un grande impedimento, volutamente ci fa cadere in alcuni peccati. E questi peccati a un certo punto diventano la nostra identità. Io rubo, divento ladro. Capite che trasformo in sostantivo una cosa che ho fatto. Le mie azioni in qualche maniera diventano la mia identità. E quindi succede che se tu sei in compagnia di un peccato, di una fragilità, di una miseria, per molto tempo, tu cominci a coincidere con questo. Cioè tu sei quello. No, tu sei molto di più del tuo peccato. Molto di più. Perché capite che se noi non mettessimo questa distanza tra le cose che combiniamo, le cose che facciamo e la nostra identità, non avrebbe senso la confessione. La confessione ha il potere di distinguere le cose, di distruggere il peccato e di restituirci alla nostra vera identità. Quando invece noi non permettiamo alla misericordia di entrare dentro la nostra vita, le cose che facciamo diventano la nostra identità. Un esempio tra tutti. Avete presente quello che accade a Zaccheo? E Zaccheo è il pubblicano, capo dei pubblicani, non ha più un nome, capite? È diventato quello che fa. Fa il mafioso, quindi è mafioso. Compie il male, è diventato quel male. Facciamo un esempio fisico, perché in questa maniera forse mi capite meglio. Una delle malattie più citate nel Vangelo, nella Sacra Scrittura in genere, perché era una malattia terribile, è la lebbra. Ora, voi sapete che la lebbra sfigura le persone. Allora, tu devi ricordarti che sotto quelle piaghe, che sotto quelle scaglie, che sotto quella cosa che inorridisce, c'è una persona. Che cosa fa il Signore? Ti dice, tu hai la lebbra, ma non sei quella lebbra. Il potere della vita spirituale è quella di restituirti alla tua vera dignità, di restituirti a chi sei veramente. Se la tua vocazione la consegna al tuo peccato, succede questo: il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Sempre. Così dice il Salmo. Invece, che cos'è? Qual è la potenza che agisce in Gesù? Senza sminuire il peccato, Gesù dice: io sono il Signore. Io, solo io sono il Signore e ho il potere sul peccato. Questa scena straordinaria raccontata nel Vangelo di Marco, no? Il paralitico calato dal tetto. Vi ricordate questo brano del Vangelo, no? Ora, tu vedi un paralitico, pensate a una persona su una sedia a rotelle che la calano dal tetto di una casa e la portano davanti a Gesù, e le parole che dice Gesù non è ti guarisco, alzati e cammina, lo dirà alla fine questo. Le parole che Gesù pronuncia sono queste: ti sono perdonati i tuoi peccati. Cioè, la problematica vera di quest'uomo non è la sua sedia a rotelle, è la paralisi che ha dentro di sé. Ti sono perdonati i tuoi peccati. Che cosa succede? Che la gente che lo sta ascoltando, soprattutto scribi e farisei, rimangono inorriditi da questa affermazione di Gesù. Perché possono anche accettare che Gesù guarisca un malato, ma non possono accettare che Gesù perdoni i peccati. Solo Dio può perdonare i peccati, e hanno ragione, perché lì c'è Dio. Quello è il figlio di Dio, e ha il potere di rimettere i peccati. Sapete cosa succede? Che noi passiamo la nostra vita dimenticandoci che Gesù ha questo potere. E quindi rimaniamo talmente tanto in compagnia dei nostri peccati da diventare i nostri peccati. La nostra vocazione è impossibile da conoscere, perché la nostra vocazione è diventata che cosa? La nostra miseria, le nostre debolezze, le nostre cadute. E questa cosa, vedete, acuisce la sofferenza, perché la maggior parte delle nostre miserie non accade sotto gli occhi degli altri, accade nel segreto. E quindi quando qualcuno ti vuole bene, ti sorride, dentro di te una voce, che è la voce dell'accusatore, dice: ma ti vuole bene perché non sa tutto. Se sapesse davvero quello che ti porti dentro, non ti amerebbe. Ecco il male. E sapete cosa facciamo noi? Ci crediamo. Soffriamo come cani e ci crediamo a questa voce. Il demonio non sa chi sei. Quando intuisce chi potresti davvero essere, fa di tutto per bloccarti.
ma lui non sa chi sei, solo Cristo sa chi sei. Ed è l'unico che ti restituisce a te stesso, ti restituisce alla tua vera identità, a chi sei veramente. Allora, vedete, tutto l'atteggiamento, tutta l'educazione che viene da Gesù nel Vangelo, quello che vi sto per dire era un pericolo che correvano gli stessi discepoli di Gesù, è che Gesù non è mai preoccupato per il male della gente, perché è il Signore, e quindi può permettersi di camminare sulle acque, ma anche di toccare un lebbroso, senza diventare impuro, senza affondare nelle acque, e il Signore può farlo. Però il problema fondamentale, lo sapete qual è? È che se uno frequenta Gesù, a un certo punto gli viene in mente di dire: ah vabbè, ma allora non fa niente, possiamo anche, facciamo tutto, no? Tanto poi c'è Gesù che è il Signore, che perdona e che è la misericordia. Ecco la tentazione contraria. Ricordatevi che il male, quando non ottiene una cosa per un eccesso, la porta all'altro eccesso, ma è sempre lui, eh? Dovresti bere il caffè amaro. È troppo amaro, allora ci devi mettere 10 cucchiaini di zucchero. Ma ci sarà una via di mezzo tra amaro e 10 cucchiai di zucchero dentro una tazzina, no? Ma il male così è eccessivo. O non sarai mai perdonato, oppure, ma volemose bene, sì, Gesù perdona tutto, quindi non fa niente, pacche sulle spalle, misericordia. No, no, amici, no, non scherziamo con questo, eh. A un certo punto Gesù deve dire ad alta voce: guardate che io non sono venuto ad abolire la legge, ma a dare pieno compimento. E chiunque insegna qualcun altro a trasgredire una sola virgola della legge, questa roba qui ha un peso, dice Gesù. Quindi significa che noi dobbiamo riscoprire che cosa? Che la nostra vocazione è tale soltanto quando permettiamo alla misericordia di Dio di entrare dentro la nostra vita e di fare questo distinguo. Tu puoi compiere il male, ma il male non è la tua identità. Gesù è uno che entra dentro la tua vita e ti ricorda chi sei, mentre i tuoi peccati lo hanno cancellato invece il tuo nome. E Gesù dice: ricordati chi sei. È il potere che ha Gesù. E quindi capite, facciamo un esempio. Io mi sposo, tradisco mia moglie. Ovviamente è una cosa terribile. O al contrario, no? Una moglie tradisce il proprio marito. È una cosa terribile. È un dolore immenso, oltre a essere... È un peccato, perché procura infelicità e sofferenza a se stessi, agli altri. Insomma, è male. Allora... Una persona può compiere tutto questo, ma se si pente, cioè se desidera venire fuori da quel male, il Signore ha il potere di distinguere le cose. Tu hai compiuto tutto questo, ma io ti ricordo chi sei. Ricordati che sei un marito, ricordati che sei un padre, ricordati che sei una madre, ricordati che sei una moglie, ricordati chi sei, ricordati che sei un prete, ricordati che sei un consacrato, una consacrata. Ci riporta la nostra identità ed è come se uno a un certo punto si svegliasse. Questo è discernimento vocazionale, capite? Perché quando tu ti dimentichi chi sei, il Signore viene e dice: io devo ricordartelo, perché altrimenti tu pensi di essere quei peccati. E sapete cosa succede se noi stiamo in un ambiente chiuso, senza aprire le finestre, con l'aria consumata? Che chi entra da fuori avverte cattivo odore. Noi ci siamo abituati invece e non sentiamo più niente. La vicinanza col male lo fa scomparire il male. Tu abbassi le difese. Noi abbiamo un esempio straordinario nella Bibbia. Vi ricordate quando, nel pieno della sua carriera, perché il problema, come al solito, è che quando le cose ci vanno molto bene, ci ammaliamo di deliri di onnipotenza. Cioè, quando le cose vanno molto bene, tu pensi che hai tutto sotto controllo, e questo è un problema molto serio. In qualche maniera la pedagogia dei problemi, cioè quando tu hai invece qualcosa da affrontare, è che ti costringe a tenere i piedi per terra. Quando scompaiono invece tutte queste forze di gravità dei problemi, uno se ne vola troppo in alto e si gonfia. E succede così a Davide, che nel pieno della sua carriera, a un certo punto, ha un harem con 1000 donne, 1000
vi prego, è già sbagliata la questione harem, donne, non c'è da discutere, quindi non giustifichiamo. La loro cultura prevedeva tutto questo. Di chi si va a innamorare? Pensate un po', della moglie del suo amico. Con 1000 donne. Cioè, quale donna voglio io? Quella che non ho. Questa è quella che desidero, no? Guardate come gioca la proibizione nel cuore di quest'uomo. Non va a combattere con il suo esercito, rimane in casa, si annoia, vede questa donna e la seduce. Se la porta in casa, ci va a letto e questa donna rimane incinta. Voi sapete cosa farà, no, Davide? Si inventerà innanzitutto una strategia per far passare il bambino figlio del papà, ma il papà onestissimo non va a casa, torna, dice: i miei amici sono a fare la guerra, io non dormirò con mia moglie, non mangerò questo. Insomma, non riesce a fare così. Alla fine cosa succede? Che Davide fa uccidere Uria. Una volta che muore Uria, mica si pente. Sapete cosa fa? Si prende la moglie. Come arriva la notizia della morte di Uria, si prende la moglie di Uria in casa. Praticamente Davide sta vivendo come se fosse Dio. Come se fosse un dittatore, no? Andrà il profeta di corte, Nathan, a svegliarlo da questa storia, no? Quando si presenta davanti a Davide, gli dice: mio re, devo sottoporti il caso di una persona. Questo poveretto aveva una sola pecorella e il suo vicino di casa invece aveva un sacco di pecorelle nel suo gregge. E siccome è passato un amico a quest'uomo che aveva un sacco di pecorelle, per preparare il pranzo ha pensato bene di ammazzare l'unica pecora del suo vicino per preparare il pranzo. E Davide, come sente questa storia, si infuria, diventa rosso in viso, grida, no? Quest'uomo è reo di morte, deve restituire 4 volte tanto. E Nathan lo guarda e dice: sei tu quest'uomo. Uno schiaffo di quelli pazzeschi, eh? Ma la conversione è questa, amici. Quando qualcuno ti dice: hai finito di avere questi deliri, sei tu quell'uomo, eh? Sei tu che hai fatto tutto questo. E voi sapete che Davide si pentirà di quel peccato, pagherà le conseguenze, ma si pentirà di quel peccato. Ritroverà la sua vocazione, cioè Dio userà anche quella situazione per ricondurlo a se stesso. Quindi la tentazione di pensare che siccome siamo dei peccatori, noi siamo i nostri peccati, è una tentazione. Il Signore, con i peccatori che si pentono, ha costruito il regno. Trovatemi un santo che dica: io sì che sono santo perché non ho mai peccato. Beh, se uno dice così, ha un problema con la santità. La maggior parte dei santi è difficile che hanno la percezione della loro santità, ma hanno una grande percezione della loro miseria. Hanno una grande percezione dei loro peccati. E poi voglio citarvi una donna, vi ricordate Rab? Rab è una prostituta, diciamocelo francamente, dovrei usare la parola meretrice, però voglio essere ancora più concreto, è una prostituta ed esercita il mestiere. E quando, la vanguardia del popolo di Israele si insinua nella sua città per cercare di capire come espugnarla, Rab in realtà salverà la vita di questi due uomini, perché li cercheranno per ucciderli e lei gli darà rifugio. Insomma, per farla breve, grazie a questa donna Israele riesce ad entrare dentro la città e a conquistare un altro pezzo della terra santa, no? Della terra promessa. Questa donna è nella genealogia di Gesù. Vi è chiaro? Cioè, Gesù ha un albero genealogico e nell'albero genealogico figura una prostituta di nome Rab. E secondo voi Dio si impressiona di quello che abbiamo fatto? Sentite che cosa dice la lettera agli Ebrei di questa donna. Per fede Rab, la meretrice, la prostituta, non perì con quelli che agirono in maniera disobbediente, avendo ricevuto le spie in modo pacifico. E ancora la lettera di Giacomo.
Nella stessa maniera anche Rab, la meretrice, non fu forse dichiarata giusta per le opere dopo che ebbe ricevuto i messaggeri con ospitalità e li ebbe mandati fuori per un'altra via? E ne vogliamo parlare di quella donna che entra nel banchetto a casa di Simone, il fariseo, e che comincia a piangere sui piedi di Gesù? Sanno tutti nel villaggio che è una meretrice, anche lei una prostituta. E il padrone di casa, inorridito, dice: ma come mai quest'uomo che dice di essere un profeta si fa toccare da una prostituta? E Gesù dice: guarda che a questa donna le sarà molto perdonato perché ha molto amato. Questi sono i processi di canonizzazione senza bisogno del dicastero, perché sono quelli dichiarati direttamente da Gesù. Le sarà molto perdonato perché ha molto amato. Il primo santo canonizzato, vi ricordo che è il ladrone, il quale non si trova sulla croce perché c'è stato un incidente nel processo ed è stato condannato ingiustamente. Purtroppo all'epoca non c'erano i giornalisti d'inchiesta per scagionarlo, diciamo. No, dice: guarda che noi giustamente siamo qui, crocifisso, ammette che ha sbagliato. Eppure Gesù dice: oggi stesso sarai con me in paradiso. Allora, miei cari amici, siamo tutti peccatori. Se ci sono delle miserie che vi perseguitano, ricordatevi che voi non siete le vostre miserie e che la misericordia di Dio è infinita. Il Signore all'infinito vi riprenderà e vi ricorderà chi siete, sempre. Quante volte cadremo? 10.000? Il Signore 15.000 ci rialzerà. Dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. A patto che ci pentiamo, però. Cioè che non entriamo in, diciamo così, in una compagnia del peccato che questo sì ci farebbe morire. Allora, guardate che itinerario abbiamo fatto. La vocazione è la nostra storia. No, noi siamo di più della nostra storia. La vocazione è quanto tu riesci ad essere santo. No, tu sei di più dei tuoi peccati. Terza cosa, sapete a chi consegniamo la domanda vocazionale? Al giudizio degli altri. Gli altri pensano qualcosa di noi e noi pensiamo di essere il giudizio degli altri. Quindi, nasciamo in una famiglia, è inevitabile che una famiglia abbia delle aspettative su di noi. È inevitabile. Io vengo dal sud, in un paese dove, nella famiglia di mio padre, è una cosa che racconto spesso, sono tutti muratori da generazioni. Secondo voi, quando io nasco figlio maschio, di un figlio maschio, no, mi hanno fatto un grande favore perché non desideravano che io facessi il muratore, ma l'ingegnere edile. Ma questo, guardate, io sono cresciuto da bambino con... io mi sono evoluto. Casomai mi dimenticassi, io sono cresciuto da bambino dove non mi chiamavano per nome, ma mi chiamavano ingegnere, buongiorno ingegnere, così. Alla fine ti convincerai che devi fare l'ingegnere. No, devo fare il prete, ma questa è un'altra storia. Allora, noi non siamo quello che gli altri si aspettano di noi. Perché io vi auguro di avere persone che pensano positivamente nei vostri confronti, ma molto spesso noi siamo circondati da giudizi. Da giudizi che ci pesano. E i giudizi fanno male. E non credete a quelli che dicono: ah, a me non mi fa niente, mi scivola addosso. Non è vero. I giudizi fanno male a tutti. A tutti fanno male. Però noi non possiamo farci condizionare la vita da quello che pensano gli altri. Vi dirò di più. Non solo la nostra famiglia, ma neanche i nostri vicini di casa, i nostri compagni, i nostri amici, nemmeno la Chiesa. Anche la Chiesa può avere delle aspettative nei nostri confronti, ma l'unica aspettativa che può avere la Chiesa nei nostri confronti è la santità. E basta. Ripeto, questo non succederà nella comunità Gesù Risorto, ma potrebbe succedere che in un'esperienza ecclesiale si carichi di aspettative qualcuno. Ma questo non fa bene. Noi dobbiamo accompagnare le persone a scoprire la loro vocazione, cioè la loro vera identità. Non dire: ma sarebbe bellissimo che tu facessi o dicessi o diventassi. Sarebbe bellissimo. Ma vi ricordo che
La più grande maledizione, diceva un grande filosofo, nella vita è realizzare i sogni degli altri. Io l'ho realizzato il sogno, ma non era il mio, era il tuo. Sapete qual è il frutto? Quando tu realizzi il sogno di un altro, lo sapete qual è il frutto? L'infelicità. Ho realizzato il tuo sogno e sono un infelice. Perché io devo realizzare il mio, non il tuo. Non consegnate, amici, la vostra vocazione al giudizio degli altri e alle aspettative degli altri. C'è una storia molto bella nel Vangelo. Quando nasce Giovanni Battista, vi ricordate la storia di... Era strano, eh? Era strano. Lo è sempre stato, fin dalla nascita. Guardate, uno che mangia insetti e miele selvatico e si veste in quel modo, qualcosa... qualche mercoledì non ce l'ha, ma non fa niente. È strano, ma è meraviglioso così Giovanni Battista. Ora, quando nasce Giovanni Battista, tutti vogliono dargli un nome di famiglia. Papà si chiama Zaccaria, magari anche il nonno si chiama Zaccaria, come succede nelle nostre famiglie, no? Il nonno, lo zio, il nipote, eccetera, il nome di questo e quest'altro. Se ne esce la madre, dice, no, si chiamerà Giovanni. Dice, ma mamma, sei pazza, nessuno si chiama Giovanni qua. Deve intervenire il padre, scrivendo su una tavoletta, Giovanni è il suo nome. Che bello, guardate, è una delle cose più belle raccontate nel Vangelo. La vocazione è il nostro vero nome, che è sempre più grande del nome che vogliono darci gli altri. Gli altri ci danno sempre un nome, ma non è il nostro vero nome, quello lo dobbiamo scoprire, qual è il nostro vero nome. Anche Gesù, quando incontra Simone, figlio di Giona, questo si chiama l'anagrafe Simone, di cognome figlio di Giona. E Gesù dice, no, tu sei Pietro. Ma non è un capriccio di Gesù. Non gli sta cambiando il nome, glielo sta rivelando. Perché nel nome che gli sta dando Gesù c'è la sua vocazione. Tu sei Pietro. E su questa pietra edificherò la mia chiesa. Le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Ecco che cos'è una vocazione. Io ti do un nome e ti ho detto chi sei e qual è il tuo vero destino. Non consegnate la vostra vocazione agli altri. Vi prego, non vivete le vite degli altri. E se dice, ma mi dispiace. No, amici. Guardate che è un grossissimo peccato fare questo nei confronti di Dio. A volte dobbiamo deludere, è l'unica maniera per poter compiere la nostra vocazione. Siamo nella terra di Francesco, non so se Pietro di Bernardone era felice di quello che aveva combinato Giovanni chiamato Francesco. Non so se la famiglia di Chiara era particolarmente felice di essersene scappata di notte, rifugiata qui, alla Porziuncola, in un manipolo di frati un po' fuori di testa. Capite che arriva un momento in cui inevitabilmente per compiere la nostra vocazione devi dire, volete l'ingegnere? Ma io voglio fare il prete. E questa cosa è deludente. Ma lì si realizza la nostra vera strada. Non abbiate paura di deludere, amici. Non abbiate paura di questo. È l'unica maniera che noi conosciamo per poter essere noi stessi e quindi compiere la nostra vocazione. Allora, arriviamo al dunque. Non è la nostra storia, non sono i nostri peccati e non sono quello che gli altri dicono di noi. Quindi, chi la sa sta vocazione? Solo Cristo. Voglio citarvi un versetto dell'Apocalisse, che secondo me è bellissimo. Sentite. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve. Siamo nati tutti, amici, unici, irripetibili. Tutti noi abbiamo una pietruzza bianca dove c'è scritto il nostro nome. Ed è questa la cosa che noi dobbiamo difendere con tutto noi stessi. Ora, vi dirò una cosa, e sono già sicuro che con voi sfondo una porta aperta perché siete una comunità che prega. Ma la domanda che io faccio molto spesso alle persone che incontro è questa. Perché preghi? Per tenere contento Dio? Perché vai a messa la domenica?
perché altrimenti fai peccato mortale? Perché hai una vita spirituale? Perché così hai la speranza che eviti le disgrazie? Guardate che questa è la mentalità pagana portata dentro la nostra fede. Noi preghiamo perché abbiamo bisogno di essere in relazione con l'unico che sa chi siamo. Noi ci accostiamo alla misericordia perché è l'unico che, cancellando i nostri peccati, ci ricorda chi siamo. Noi ci accostiamo all'Eucarestia perché, lasciandoci raggiungere dal suo amore, capiamo effettivamente chi noi siamo. Perché la nostra vera identità emerge solo e soltanto quando ci lasciamo amare. Punto. Solo lì. E arrivo al cuore di quello che voglio dirvi. Chi sono le persone felici? Le persone felici non sono quelle che hanno delle circostanze favorevoli. Le persone felici sono quelle che stanno bene dove stanno. Stanno bene esattamente dove stanno, né di più né di meno, né avanti né indietro, né un giorno prima né un giorno dopo. Esattamente qui ed ora. Sono felici adesso perché quando le persone sono felici adesso, quando si sentono volute bene, se tu ami qualcuno, uno è felice, ha capito che cos'è la vita eterna. E quando tu ami, questa vita eterna si espande. Le persone felici sono quelli che si lasciano amare e amano, punto. Questa è la felicità. E c'è una particolare condizione che rende possibile l'amore. Gesù ha amato persino con le mani inchiodate su una croce. Gesù ha amato persino mentre lo ammazzavano. Non esiste una condizione per forza favorevole, anche nella condizione peggiore della nostra vita, quando tutto è contro di noi, noi possiamo amare sempre, quindi possiamo essere felici sempre. Gesù anche da morto ha dato qualcosa, capite? Era morto, lo hanno trafitto e ha dato sangue e acqua, i sacramenti. Allora non abbiamo scuse. Io vivo in una situazione difficile, ma puoi amare. Io vivo con un dolore immenso, ma puoi amare con quel dolore immenso. Io mi trovo in quella situazione. Non esiste una cosa che ti impedisca di amare e di saperti amato da Dio. Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Sei agli inferi, è lì l'amore di Dio, c'è anche lì, amici, c'è anche lì, e anche sulla croce l'amore di Dio, quando il tuo apparato emotivo dice: perché mi hai abbandonato? Non sento niente, ma so di essere amato. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Gesù ci ha insegnato questo, che per essere felici non dobbiamo aspettare di morire. Per essere nella vita eterna non dobbiamo aspettare 50 anni. Per vivere il paradiso lo possiamo vivere in questo momento. Lasciati amare e ama e sei già nel paradiso. Stai già sperimentando la vita eterna. Stai conoscendo la materia prima di Dio, perché Dio è amore. Allora, amici, non importa quello che faremo nella vita. Importa chi siamo e di chi siamo. Importa che quando abbiamo scoperto chi siamo e di chi siamo, ci ricordiamo di essere profondamente amati e profondamente messi nella condizione di poter amare sempre. Quando uno dice: Gesù è morto in croce per renderci liberi. Liberi da che? Io i condizionamenti ce li ho comunque. Ti ha reso capace di amare in tutte le circostanze. Ha liberato l'amore dentro di te. Chi vive così sperimenta i frutti dello Spirito. E voi sapete che cos'è lo Spirito. Voi, più di tutti gli altri, dovete testimoniare a noi, a tutto il resto della Chiesa, la potenza dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è uno che viene e ti ricorda di chi sei. È uno che grida nel tuo cuore: Abba, Padre, che ti ricorda che sei figlio. Lo Spirito Santo è uno che ti ricorda ogni cosa e ti conduce alla verità tutta intera. Lo Spirito Santo è spirito di fortezza nelle tribolazioni, è spirito di intelletto quando sei confuso, di sapienza quando hai perso il senso delle cose.
lo Spirito è l'amore di Dio che agisce, ci fa compagnia misteriosamente per tutto il viaggio della nostra vita, dentro la vita eterna. Lo Spirito Santo è l'amore che procede dal Padre e dal Figlio e ci è stato donato, dice Paolo, è stato effuso dentro i nostri cuori. Il problema nostro, amici, non è la nostra storia, i nostri peccati, quello che pensano gli altri. Lo sapete qual è il nostro problema? È la fede. Noi non ci crediamo. Se noi credessimo a tutto questo, avremmo già risolto tutto. Perché vivremmo diversamente la nostra vita. Allora, forse l'unica cosa che dobbiamo dire al Signore non è fammi capire la mia vocazione. Dovremmo dirgli aumenta la nostra fede, aumenta l'intimità di relazione tra me e te. Tutto il resto è una grande conseguenza della nostra fede e del nostro essere aggrappati, attaccati a Lui. Voglio lasciarvi con l'esempio più alto che noi abbiamo, cioè quando una creatura vive secondo quello che vi ho appena detto io, lo sapete che cosa ne viene fuori? Un capolavoro. E noi ce l'abbiamo davanti agli occhi un capolavoro, è Maria. Oggi è il cuore immacolato di Maria. Che cosa significa che è il cuore immacolato di Maria? Il nostro cuore non è immacolato, cioè il nostro cuore è pieno anche di zone d'ombra. Maria non fa nessuna resistenza all'amore di Dio, cioè non mette condizioni all'amore di Dio, lascia che passi completamente, il 100%, è immacolato perché non mette impedimenti all'amore. Il male mette sempre impedimenti all'amore. Quando tu non metti impedimenti all'amore, succede una cosa che San Bernardo la dice così. Maria, dice San Bernardo, è onnipotente per grazia. Sapete che significa onnipotente? Che può tutto. A me hanno insegnato che solo Dio può tutto. Ma San Bernardo ha ragione. Quando uno si lascia amare così, può tutto. Parola di Gesù a un papà. Tutto è possibile per chi crede. Tutto. Beh, credo che sia un affare partecipare dell'onnipotenza di Dio, no? Ma è un'onnipotenza dell'amore. L'amore può tutto, quando è l'amore di Cristo che agisce dentro di noi. La nostra vocazione è questo amore, è lasciare che questo amore sgorghi e scorra dentro la nostra vita. Poi, amici, potete fare qualunque cosa nella vita. L'importante è essere santi. La santità è permettere a quest'amore di scorrere. Quando io ho pensato al sacerdozio, il discernimento vocazionale, sapete su che cosa l'ho fatto? Se la mia vocazione è l'amore, qual è la strada che può, per come sono fatto io, avvantaggiarmi in questa esperienza dell'amore? Il sacerdozio, benissimo, scelgo il sacerdozio. Uno può dire, a me aiuterebbe una relazione con una ragazza. Benissimo, scegli la relazione, mettere al mondo un figlio. Metti al mondo un figlio, fare bene il medico, fai bene il medico. Andare, non lo so, a coltivare degli ulivi. Vai a coltivare degli ulivi. Cioè, noi scegliamo le cose da fare domandandoci che cos'è che sprigiona di più amore per come sono fatto io. E questa cosa il Signore l'ha donata a noi. Ha detto, scegli tu che sei capace di discernere che cosa sprigiona di più amore dentro la tua vita. Noi non siamo condannati a una vocazione, amici. Noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, quindi siamo profondamente liberi. Siamo liberi di amare. E possiamo anche decidere chi e cosa e come amare. È un dono che ci ha fatto Cristo. Beh, questo dono ci fa respirare, questo dono ci rende veramente felici e ricordatevi, la forma più alta di evangelizzazione è la felicità. Se la gente vede che siamo felici, abbiamo annunciato il Vangelo. Tutto il resto sono parole, chiacchiere e propaganda e al Signore non servono. Grazie.